Domani saranno 7 anni dalla barbara uccisione del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Diversi sono gli appuntamenti sia ad Acciaroli e nel comune di Pollica per ricordarlo e che culmineranno poi nella Santa Messa e nella fiaccolata dalla chiesa di Acciaroli fino al luogo del delitto, così come tanti altri saranno un po' disseminati in tutta Italia attraverso la Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, che è presieduta invece dal fratello, perché se da un lato c'è la comunità di Pollica, la comunità cilentana che lo ricorda attraverso appunto una serie di iniziative che si svolgono nel comune di Pollica, di tutt'altro avviso è la Fondazione che ormai dal 2014 organizza la festa della speranza in luoghi lontani dal Cilento. Quest'anno infatti si terrà in provincia di Rovigo. Per quanto concerne invece il clima che si respira nella località cilentana, c'è sicuramente fermento, voglia di sapere, di conoscere la verità, soprattutto anche in virtù delle ultime indiscrezioni sull'inchiesta giudiziaria, per cercare di risalire al mandante o ai mandanti e poi agli esecutori materiali del delitto di Angelo Vassallo. Dopo questi esami sul DNA a 94 persone, c'è la fiducia, la speranza appunto che da questi esami possa effettivamente venire fuori qualcosa di utile, di concreto per l'indagine. Dello stesso avviso la stessa moglie di Angelo Vassallo, la vedova Angelino, che proprio questo ha detto in alcune interviste rilasciate a diversi organi di informazione, che dopo 7 anni c'è rabbia, dolore, così come la voglia e il desiderio di sapere cosa effettivamente è successo. Per cui sostanzialmente saremo a vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se dal proseguo delle indagini possano uscire risultati finalmente concreti per arrivare alla verità. Ricordiamo che Angelo infatti è stato ucciso il 5 settembre del 2010 con 9 colpi di pistola mentre stava rincasando, e da quel momento in poi il buio, nel senso che c'è un'indagine che va avanti da tempo, da 7 anni ormai, ma che ad oggi non è riuscita ad individuare i colpevoli. C'è, come effettivamente ha sottolineato anche la moglie di Vassallo, fiducia nei confronti della magistratura affinché vada avanti, ma allo stesso tempo anche una sorta di scoramento, di rabbia, perché dopo così tanti anni ancora non si è riusciti a fare chiarezza, a fare luce su questo efferato delitto.